Lorena Joy, della Lorena Joy dei Zio Bros. Se non trego troppo, aspetta che mi sposto di qua. Lorena, scusa, ti passo di qua. Che mi allora fai un primo piano di quelli deturpanti, t'accida, come si suol dire. Allora, no, dicevamo prima con Vissia che le band che si sono iscritte erano molte, e quindi l'obiettivo, come ti avevo detto prima, del Torino Blues è quello di promuovere il più possibile le band in Italia. Quindi il blues è un blues contest, poi alla fine che si stringe in delle serate di audizione, che poi comunque tutte le band parteciperanno anche a Torino Blues. Sì. Quindi, cioè, l'idea nostra è quella proprio di aprire a più band possibile. Quindi te come la vedi questa cosa per le band? Allora, sicuramente un'apertura verso delle band di suolo italiano, o comunque anche, perché so che ci sono alcuni partecipanti anche da fuori, mi sbaglio? Ce n'è una dalla Slovenia e una dall'Austria. Ecco, l'anno scorso l'avevamo fatto solo per l'Italia, quest'anno abbiamo provato a stenderlo. Non pensavamo che ci fosse scritta qualche band, perché ovviamente noi siamo nel centro Italia, quindi però sì, abbiamo... però è stata un'ottima apertura anche questa, un modo di confrontarsi innanzitutto con delle situazioni diverse. È un modo di promuovere invece le nostrane sul territorio, perché gente che suona bene, che suona blues, sul nostro territorio c'è. Sì, no, noi ne abbiamo, infatti abbiamo avuto molta difficoltà per decidere quali erano le 18 band in gara. Immagino, perché ce n'erano tantissime diverse. Comunque sicuramente un complimento, cioè un ringraziamento a tutte le band che hanno chiesto di partecipare. Di più non potevamo fare, anche perché, come ti ho spiegato prima, più di 6 band la sera non le possiamo fare, cioè 4 band il giovedì, una il venerdì, una il sabato. L'anno scorso abbiamo provato a farne di più, però alla fine c'erano rimaste solo 30 persone dopo a l'una di notte, non era proprio bello per la band. Diciamo che magari stremare il pubblico con troppo afflusso di band potrebbe essere infatti anche controproducente. Sicuramente già la possibilità che date è già una bella opportunità. Ecco, una cosa che volevo dire è che comunque noi cerchiamo di essere tutti una famiglia, noi artisti, organizzatori, fonici, cioè, perché l'obiettivo è quello di trasmettere a tutti che siamo tutti quanti parte della stessa cosa. E quindi voi fate il vostro, perché vedete, voi siete musicisti. Noi da musici siamo... facciamo il nostro. Sì. Comunque, un'altra cosa, abbiamo notato molto la qualità delle band rispetto a quella dell'anno scorso, devo dire, è molto, molto, molto alzata. Quindi, ah, davvero? Sì, devo dire, questo mi fa piacere. Sarà sicuramente un vantaggio per tutti. Anche poi per... diciamocela tutta. Tu stasera hai 3 donne sul palco. Ah, caspita, 3 cioè, donne. Cioè, 3 donne. Quando te sono capitate 3 donne? Insomma, no, sono una sola e mi basta comunque, che mia moglie, la saluto. No, ma nel senso, 3 donne che si esibiscono come front non è così comune, nel blues soprattutto. L'anno scorso 2 donne hanno vinto. Che bello. La ricordo appunto, Alice Violato. E Amanda e la banda. Erano, sì. Le conosco entrambe, le conosco, le apprezzo entrambe, per cui sono felice insomma di avere questa condivisione di interessi. Non vedo l'ora di ascoltarvi dal vivo, proprio perché avete una grandissima voce tutte e tre, cioè detto parosa, comunque sarà difficile va bene, stasera. Va sì. Bene, va ok, bene. Ci spostiamo, andiamo a conoscere gli zii. Gli zii, dove sono gli zii? Il tuo nome, Zio Bros. Il nome Zio Bros che hanno messo praticamente è stata la nostra cantante, la Lorena Gioia, a scegliere, dato che poi a me tanti mi chiamano zio. Allora ho detto Zio Bros, dato che io sono un po' lo zio di tutti, no? Essendo anche il più vecchio di tutti, mi chiamano zio. Allora, intanto cosa suoni, il tuo nome? La batteria, mi chiamo Roberto Berlini, batterista del gruppo di Zio Bros. Ecco, essere gli zii del blues è, cioè, una cosa ganza, no? Come da noi diciamo ganza, piacevole. È una gran bella cosa ed è una grande soddisfazione essere assieme con questi ragazzi. Per me sono i miei ragazzi, no? Ok, andiamo a conoscere anche gli altri componenti del gruppo. Andiamo. Scusa se permetto di mangiare. Ciao, io sono Enzo, suono il basso. Sei uno zio anche te? Sono uno zio anch'io, sì, in parte sono uno zio anch'io, però
posso essere anche altro, poi se ci sarà occasione ti racconterò, posso essere zio, cugino, fratello. Allora, ci voglio anche nipote del blues, ci vorrà. Posso essere anche nipote, questo sicuramente. Ok, grazie. Allora vediamo un po' chi rimane.